Spesso la vita ci insegna in maniera crudele e ci lascia dei messaggi molto importanti. Quale messaggio e quale insegnamento dalla storia di Stefano? In realtà non potevamo aspettarci nessuno di noi quello che sarebbe successo. L'insegnamento è stato grande per tutti noi. In molti, per più di una settimana, per molti mesi addirittura, non abbiamo più toccato i nostri mezzi, neanche per andare a scuola. Io stessa, che guido il motorino, è stato abbastanza difficile per me continuare ad andare avanti. Per superare la cosa ci abbiamo messo abbastanza tempo, però lo ricordiamo e sappiamo che se il destino ha deciso che lui doveva andare in cielo, in un modo o nell'altro, sappiamo che adesso è più felice. Non voglio ricordarlo sinceramente per quello che è successo, io ricordo la persona che in realtà lui è stata, i momenti passati con lui, quante volte abbiamo potuto litigare in classe. Preferisco ricordarlo per la meravigliosa persona che era realmente. Com'è cambiata la vostra vita dall'indomani? In tutto, intanto nel goderci anche la classe come gruppo, per comunque passare dei momenti belli tutti insieme, senza sprecarne neanche un attimo anche a scuola, perché è soprattutto il luogo che unisce, diciamo, tutti i compagni di classe. E vogliamo divertirci tutti insieme, perché quello che abbiamo passato è stato veramente brutto. E spero non accada a nessuno. Bisogna comunque passare dei bei momenti in famiglia, a scuola e con qualsiasi altra persona, perché improvvisamente, come è successo a noi, può andare via una persona importante all'interno della classe. Nella comunità scolastica è cambiato davvero tanto. Sì, perché sono fatti che non ci si aspetta, eventi che nessuno di noi vorrebbe vivere. Soprattutto in una fascia così delicata, in un'età così giovane. Tuttavia, per far sì che questo evento non passi inosservato e che i giovani tendino a consapevolizzare l'uso, consapevolizzarsi nell'uso dei mezzi, perché è chiaro che i mezzi vanno usati, le moto, nessuno può togliere le moto ai ragazzi, però è necessario che si abituino al rispetto delle regole e che l'educazione venga proprio nell'età più delicata, che è quella dai 13 a 14 anni. Ecco perché io ho voluto questo concorso rivolto ai 13 anni e non ai ragazzi liceali, perché i liceali già hanno acquisito le abitudini, buone o cattive che siano.